Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Siamo seri. Podcast Cinema, sì, siamo seri, quindi guardate la nostra solennità. Se volete ve lo posso dire anche declamato. Siamo a Podcast Cinema, come potete vedere dalle locandine alle nostre spalle, quindi se siamo a Podcast Cinema con noi c'è Roberta Stefanini, signori. Ciao Roberta, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Molto bene. Allora, siamo andati al cinema a fare una spedizione. Siamo andati io, Roberta Stefanini e Smilzo, Smisi Boy. Vuoi aggiungere qualcosa, Smilzo? Molto buoni i popcorn del cinema. Molto buoni i popcorn del cinema. Siamo andati a Luci Cinema, Lingotto. Sì. È vero? Vero, sì. Che Luci Cinema di Lingotto a vedere Jojo Rabbit per voi. Bellissimo. Molto bello. Devo, sì, dire, veramente. Mi è divertito tantissimo. Veramente divertente. Cago fuori col voto, te lo dico. Caghi fuori col voto. Va bene. Ma dopo il camino. Dopo il camino puoi fare tutto. Il camino. Un film candidato a quanti Oscar? Sei, se non sbaglio. Forse, no. Addirittura. Mi sa di sì, guarda. Potrebbe essere. Allora, sicuramente sceneggiatura non originale. Perché sono andato a vedere perché pativo. Ah, okay. È preso da un libro questo film. Ok. Quindi sono stato già meglio. Ma lo sapevo, cioè. Allora, sapevo anche prima di andarlo a vedere. L'Oscar. Poi c'è Scarlett Johansson con... Miglior attrice. Non protagonista. Sì. Costumi. Ok. E poi gli altri non mi ricordo. Allora. Montaggio, scenografia, sceneggiatura non originale, attrice non protagonista e miglior film. Ok. Il regista si chiama... Non riesco mai a dire. Come si chiama? Taika Waititi. Sì. Giusto. Ok. Un regista che in realtà parecchio grande, cioè vecchio, cioè non è un giovanotto. Del vero? 75. Sì. Sì, quindi insomma, del 75? Sì. Ah, beh, non un vecchio. Non 45. Non vecchio, però comunque diciamo che si è giocato la carta nazismo, perché a un certo punto un regista si gioca la carta nazismo e sa che se fa un bel lavoro qualcosa vince. Quindi, in effetti, il film è bellissimo, soprattutto c'è un bellissimo modo di ironizzare sul nazismo, comunque... non banale, ma soprattutto lasciando sempre... Cioè, comunque non è un film... che ti fa dire, beh, forse i nazisti non erano così male, cioè comunque nonostante sia un film comico, era un film anche abbastanza pesante, però è tutto visto dalla prospettiva di un bambino nazista, convinto bambino, che ha come amico immaginario Adolf Hitler, che è tra l'altro il regista del film, quindi proprio lui. E il film è insomma la storia appunto di questo bambino che fa parte della gioventù hitleriana. Uh-huh. E nella gioventù hitleriana c'è questo sergente ormai in disuso che sembrò quel raga che è veramente un attore pazzesco, proprio. Sono d'accordo. Io gli ho visto fare tutto a Sam Rockwell. Gli ho visto fare film del proibizionismo e serie TV in cui spaccava il culo, film di fantascienza in cui andava sulla luna e spaccava il culo, film dove fa il finto nazista gay e spaccava il culo. Insomma, raga, veramente un attore pazzesco. Tra l'altro credo si sia vinto anche un Oscar, o forse i Tre Manifesti. Ah, per i Tre Manifesti, bravissimo, Tre Manifesti di Ebbing, film bellissimo tra l'altro. E ha fatto L'assassino di Jesse James. Insomma, ha fatto tutti i ruoli possibili ed è veramente fortissimo. Ha sempre queste attitude un po' da maledetto, alcolizzato. C'è anche una serie con Sam Rockwell dove lui arriva dal futuro, che mi aveva ispirato per fare un video nostro tanto tempo fa. Ed è bellissima quella serie, almeno mi era piaciuta molto. E c'è lui che è veramente forte. Insomma, raga, veramente un super attore. Non è candidato all'Oscar per questo film, però, vero o no? Non penso. No. Tanto lui ce l'ho già a casa. Sì, che cazzo gliene frega. Fa il sergente gay, si scopre solo alla fine con un Rickon di Game of Thrones, che fa il suo praticamente fidanzato. E alla fine è bellissimo perché si vede questa immagine slow-mo di lui truccato, tipo David Bowie che va in guerra, ormai è lì in ballo, balliamo. E insomma, veramente un super attore, fortissimo. Tutta la storia si basa sul fatto, il soggetto è molto figo, molto in effetti da libro, lui è un bambino della gioventù hitleriana, la gioventù hitleriana c'è questa, tra bambini, questa credenza che gli ebrei siano delle specie di alieni inumani, no? Che
per giustificare anche l'odio razziale totalmente a caso. Non so se è caricato, sicuramente è un po' caricaturizzato, però credo che ci sia del vero, insomma. Ma leggende sugli ebrei ce ne sono da, esatto, la notte, esatto, dei tempi. Diciamo, quindi, che le leggende del film sono che volano, pipistrelli. Insomma, pipistrelli, dormono come pipistrelli, però loro sono bambini, quindi un po' ci credono. Se non fosse che scopre questo bimbo di avere una mamma che poi è Scarlett Johansson, che è di nuovo incredibile. Ieri stavo guardando questo film con Scarlett, questo August Ward, a Scarlett Johansson che poteva avere 15 anni, 16 anni, ed era già incredibile. E Scarlett Johansson, nella sua eleganza estrema, è la mamma di questo bambino, hanno un rapporto molto bello, il papà è morto in guerra, molto probabilmente, comunque è disperso, ma è morto. E lei è una dissidente contro il regime, contro il nazismo, anche se il bambino non lo sa. La sorella è morta, la sorella di. Quindi lei accoglie questa bambina ebrea, questa ragazzina ebrea, nello scantinato, contromuro di casa sua, nascondendola. Quando il bambino se ne accorge, rimane un attimino interdetto all'inizio, perché, oltre ad essere molto spaventato, non riesce a capire, no? Perché, cioè, capisce che la mamma è contro il regime in cui lui crede, no? Da bambino crede a questo regime. Quindi diciamo che lui ha questa sorta di conversione, un po' si converte un po' per l'amore che prova per questa ragazza, che è molto più grande di lui in realtà, quindi non, è un amore, cioè lui si infatua e si innamora tantissimo, lei lo vede come un fratellino minore, però è molto bello, cioè devo dire che è molto bello loro due. C'è questa scena finale con Heroes di David Bowie, probabilmente, ecco, probabilmente avrà una colonna sonora candidata all'Oscar, perché è incredibile. Molto Wes Anderson, diciamolo, sì, sì. Diciamolo, io diciamolo. Il trailer, ecco, però molto più il trailer che il film, sì, eh. È vero. Questo è da dire, cioè il trailer non gli rende giustizia, perché ti fa dire troppo Wes Anderson, l'ha copiato. Sì, perché sì, cioè il Moonrise Kingdom è così. Però comunque il trailer è molto più Wes Anderson di quanto non lo sia realmente il film. Detto questo, fotografia pazzesca, bellissima. Probabilmente ho anche un direttore della fotografia che ha lavorato con Wes Anderson. Potrebbe essere, non lo so, non ho guardato, sono sincero. Comicità 10+ in assoluto. Colonna sonora. Ecco, c'è questo pezzo alla fine, Heroes in tedesco di David Bowie. Pazzesco. Ecco, a me piace una cosa che piace da morire nell'utilizzo delle colonne sonore, sono le colonne sonore anacronistiche che però funzionano. Cioè Heroes, ma David Bowie penso che funzionerà sempre. Sì, per però sempre. Se tu fai un film nazista e metti, sì, una canzone che è di 30 anni dopo, un po' stona, no? Perché, sì, dici ecco, no, in questo caso non stona. Io credo che sia in tedesco perché, essendo morto il povero David Bowie, ci sono ancora tante diatribe sui diritti, quindi credo che gliel'abbiano detto usala, ma usala. Anche se David Bowie è talmente stato tradotto, cioè Wes Anderson, ecco, anche lì in Le avventure acquatiche di Steve Zissou c'è David Bowie, Life on Mars, in portoghese con Seo Jorge che la canta. Ah, sì, sì. Quindi insomma è un po'. C'è del reference. Però sentire loro, la bambina dice quando tutto questo sarà finito. E lui un po' non vuole che questa cosa, cioè un po' vuole che finisca, perché si rende conto, perché la mamma muore. Ecco, spoiler, la mamma così muore. Scarlett Johansson muore. Appesa. Ma lei gli dice quando tutto questo finirà, vuole che finisca, ma non vuole che finisca, perché lui continua a nascondere questa sorella, questa ormai sorella acquisita, e sa che quando tutto questo finirà rischierà di perderla. Lei gli dice quando tutto questo sarà finito ballerò. E c'è questa scena finale che ti spezza in due l'anima, bellissima, di loro due che escono sulla porta di casa, ci sono gli americani che passano, qui si rendono conto che è tutto finito, parte questa Heroes, mi sembra Heroes, non vorrei sbagliare, ma sì, credo Heroes, sì, sì, in tedesco, e loro che iniziano a ballare da bambini, però, cioè ballano poco, ma è un capolavoro di scena. Quindi insomma c'è questo anacronismo di queste colonne sonore anni 70, insomma, che insomma quel tipo di, cioè, Iggy Pop e David Bowie. Non so se Iggy Pop c'è, però comunque il suono è quello, insomma, banalmente. Molto Wes Anderson, poi diciamo che Wes Anderson è anche un figlio di Troia, perché tutto quello che ha fatto lui, cioè l'ha fatto lui, basta, non si può più fare. Quindi, perché comunque si è preso una fetta. Perché veramente è un po' iper connotato, cioè, esatto.
tra i The Kinks, David Bowie, eccetera, insomma, quella roba lì ricercata, ma neanche troppo, quindi è molto difficile. Però anche nelle immagini. Anche nelle immagini. Però è vero che è molto più dal trailer. Molto più dal trailer. Sembrava molto più dal trailer. Più assolutamente. Però onore, onore veramente a questo regista che ha fatto un film divertentissimo. Molto. Per niente leggero, per quanto comico. Fotografia pazzesca, colonna sonora scelte bellissime. Riprendendo, vabbè, ok, una storia non inedita. Quella di questo bambino, di Jojo Rabbit, che si chiama Jojo Rabbit perché lo chiamano coniglio. No, lui in realtà non si chiama Jojo Rabbit. Lo chiamano questo epiteto, no? Coniglio, sei un coniglio. Perché non riesce ad uccidere un coniglio. Perché non riesce ad uccidere un coniglio, perché lui alla fine è buono, questo bambino, no? Anche se è invasato e si vede questo bellissimo, questa scena che mi ammazza, stupenda, dove c'è lui che muore di fame e il suo amico immaginario Adolf Hitler che mangia un unicorno, una testa di unicorno enorme. Raga, quella scena mi ha fatto scendere una lacrima. Bellissimo, bellissimo. Quindi insomma, raga, che vi devo dire? Stupendo, stupendo, veramente. Sì. A me una cosa, scusate se vai. No, un altro dettaglio che mi ha fatto impazzire. Lui, per colpa di Sam Rockwell e del suo gasamento a caso, gli esplode una granata, no? E quindi viene un po' deturpato, ha una cicatrice in faccia. E tutti in questa idillio della perfezione nazista, questa follia, tutti gli dicono che è orribile. Lui in realtà è un bambino bellissimo e tutti, lui dice io sono un mostro e tutti gli dicono sì, in effetti fai schifo, sì, e quella roba ti ammazza. Mi piace quando si vede lui con i suoi occhi dal carrello che arriva Hitler, che è il suo migliore amico, e poi fa sì. È vero. Raga, è bellissimo quel personaggio, è veramente gigante Hitler. Sì. Hitler è veramente, io non so se c'è un po' geloso è veramente il miglior amico che abbiamo avuto tutti, però sì, cazzo, sì, mettiamo sì. Hitler sì, è veramente il cazzo duro. È divertente anche il bambino cicciotto, no, anche bellissimo. Ma sapete, i bambini spaccano. Sai che Hitler a un certo punto aveva un cappello da Apache, da indiano, sì, perché Hitler era fissato con gli Apache. Lo so. Ah, io lo non so. Avevo scoperto, no, Hitler era fissato, cioè anche tutta la parte di questa teologia un po' mitologica, no? Valalliana, no? E tutto, lui era i nazisti, i teutonici, templari, erano fissati con queste minchiate. Sai che Hitler era fissato con questo castello templare, lui sentiva una divinità del Valhalla, no? Cioè, sì, quindi sì. Tutto questo riprende molto le passioni di Hitler, anche quando gli dice che lui voleva fare un'altra cosa, cos'è che gli, a un certo punto non mi ricordo, dice io volevo essere questo, invece guardami adesso, sai quando mi fa così, guardami adesso, mi dicevano che ero un coglione, che... E lui, Hitler aveva la passione per la pittura, voleva dipingere, e poi non ce l'ha mai fatta, l'hanno bocciato ovunque, no? Quindi insomma, anche un'altra scena che a me ha tagliato, cioè sì? Super comica nel dramma, sì? E tutti il Heil Hitler. Bellissimo. Ah, Madonna, che tu eri lì in ansia per sta bambina. Bellissimo. E continuavano a fare Heil Hitler. 31 volte in 31 scena, bellissimo. L'hai contate? Sì. No, l'ho letto 31 volte. Bellissimo. Ed è bello anche all'inizio quando gli spiega come dire Heil Hitler. Buttalo via, Heil Hitler. Bellissimo, raga. Guarda, veramente un film da vedere. All'inizio mi è proprio piaciuto perché io ho sempre visto quelle scene delle parate naziste, ovviamente sempre con dentro documentari, no? Quindi certo. Non puoi vederle bene perché hanno già sempre un taglio negativo. Invece certo. Viste con la muce, cioè, sì. Poteva essere vissuto da un tedesco, cioè capisci il bambino. All'inizio c'è tipo David Bowie, se non sbaglio, sembra. Non mi ricordo. I Beatles. Ah, bravi, i Beatles. No, certo, i Beatles. Assolutamente i Beatles. Non mi ricordo quale pezzo. Non mi ricordo. Però è quella parte geniale. Io continuavo a dire che è geniale. È geniale. È vero. Questa... Sembra veramente una cosa. Però in realtà per tutto il film, perché solitamente i film ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale sono sempre cupi. Sì, un po'. Cioè ti fa capire, ti giustifica il fanatismo del bambino. Guarda, c'è la scena dell'unicorno, sto guardando. E allora, vi dico qual era il pezzo dei Beatles. Dove cazzo? Andiamo OST. No, perché menzione speciale, raga, scusate. Allora, original soundtrack, vediamo un po'. Ah, e poi sono tutte rifatte in tedesco in realtà. Sì. È questa. Adesso ci toglieranno un po'. Ah.
non sono i Beatles. Aghera... No. Sì, 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 come no, Beatles, certo, sì, certo. Sì. E poi c'è David Bowie, appunto, comunque c'è Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up. Io in realtà non me li ricordo tutti questi, perché... Però comunque ci sono dei pezzi pazzeschi, ci sono sicuramente, ci sono i Beatles, in quella scena là c'è questo pezzo. Insomma, veramente figo, figo, cioè, bambino, sì, veramente bambino incredibile. Gigante. Va bene, dai, è tempo, sì, di voti, dai, raga. Allora, raga, c'è questa pagina RKH meme che sono dei non gei, voglio spoilerare, siete dei gei, siete dei matti in culo, raga. Spaccato, non abbiamo detto neanche commentare, voi commentate, metteteci un po' di film, quello che avete visto, cioè diteci anche voi cosa ne pensate di questo, raga, film. E Melis ci ha appena fatto vedere che c'è una meme, io non la so, è solo la... Quando al terzo anniversario di matrimonio le inizio a parlare di convivenza. Sì, ma non ci allarghiamo. Gigante. Costruita intorno a Jack. Gigante, gigante. Giganti, raga. RKH meme, nuovi preferiti. Aspetta che gli commento. Penso, spara un raga, mica la scena di Scarlett Johansson quando imita il padre. Quando si fa tutto il monologo. Bellissimo. Okay, bellissimo. Lei è, raga, lei è Scarlett Johansson. È Scarlett Johansson, cosa gli devi dire? Ok, anche se sembra Rockwell. Io forse 2,9. Io, in onore di Federico Fellini, 8,5. Sono un bambino ciccione nel corpo di bambino ciccione. No, no, bellissimo. È vero, che carino. Vabbè, raga. Grazie a tutti per aver seguito questa puntata. Come sempre, fateci sapere. Abbiamo detto nell'altro podcast, quindi l'abbiamo detto, lo ricordiamo, visto che questi usciranno la stessa settimana. Abbiamo detto che il 13 febbraio Lorenzo, il nostro spacciatore ufficiale di film asiatici, Lore, batti un colpo su YouTube se ci sei, ci ha consigliato di andare a vedere il 13 febbraio al Cinema Massimo Memorie di un assassino, un film di Bong Joon-ho candidato all'Oscar con Parasite, un parecchio Oscar. Quindi ci piacerebbe andare tutti insieme. Chi c'è? Scrivete qua sotto chi c'è. Noi andiamo, facciamo una spedizione. L'RKH fa una spedizione il 13 febbraio per andare a vedere Memorie di un assassino. Fateci sapere chi ci sarebbe per questa. Tanto andremo noi, non vorrei. No, sì, dico l'RKH. Sì, sì, l'RKH. 13 febbraio, Cinema Massimo, a vedere Bong Joon-ho, Memoria di un assassino. Chi c'è? Scriva qua sotto. Scrivete qua sotto chi, yes, c'è. Però se dici che ci sei, poi vieni, non è che fai l'infame. Perché noi, sei di Bari, allora. Noi chiamiamo Elia, ci facciamo portare due panini di fantasia, insomma. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Aspetta, lo rifaccio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.